Uomini e donne, Sara Affifella e Nicola, insieme fino a 10 giorni fa. Sara Affifella nuova tronista di Uomini e donne, le dichiarazioni dell'ex fidanzato Nicola Panico. Ha stupito tutti l'arrivo di Sara Affifella a Uomini e donne. Compreso il suo ex fidanzato Nicola Panico, che ha appreso la notizia attraverso i social network. Ebbene sì, come rivelato dallo stesso calciatore, il rapporto con la modella e studentessa si è completamente chiuso. Tanto che Sara non ha avvertito neppure Nicola della novità televisiva. Ma Panico non l'ha presa per niente bene, soprattutto perché fino a 10 giorni fa i due erano ancora una coppia. Non solo, l'ex protagonista di Temptation Island ha spiegato di non aver tradito in alcun modo la ragazza, con la quale la storia andava avanti da ormai 5 anni. Dunque, un duro colpo per lo sportivo che dopo l'esperienza del programma condotto da Filippo Bisciglia aveva fatto il possibile per recuperare il rapporto con Sara, tanto da iniziare addirittura una convivenza con lei. Nicola mi ha mancato per l'ennesima volta di rispetto, ha fatto sapere Sara Affifella nel suo video di presentazione al Trono Classico, dove è diventata la nuova tronista insieme a Niloufar Raddati. Qual è stato il torto compiuto da Nicola? Panico ha puntualizzato a Fanpage di non aver tradito la giovane, ma di essere semplicemente uscito con degli amici. Dissi a Sara che sarei stato a casa, che non sarei uscito, e invece andai a ballare con alcuni amici. Lei lo scoprì perché fui fotografato da alcune persone che erano nel locale e che le inviarono quelle foto. Non l'ho mai tradita e sono rimasto nel locale per appena 50 minuti. Una volta a casa, si infuriò e io mi scusai, ha spiegato il ragazzo. Dopo il chiarimento, però, la Affifella ha deciso di chiudere il rapporto e Nicola ha abbandonato la casa dove convivevano. Uomini e donne, Sara e Nicola addio, lui non vuole andare a corteggiarla. Nicola Panico, come rivelato nell'ultima intervista, è triste e deluso per il comportamento di Sara. Tanto che non è interessato ad andare a corteggiarla. Il fatto che abbia accettato il trono significa che per lei è finita, che è pronta a frequentare un altro. Mi sto chiedendo quando abbia sostenuto il provino, quando abbia registrato il video di presentazione e perché non me l'abbia detto, visto che ci siamo scritti via messaggio fino a 3 giorni fa. Sto malissimo, per me è stata una cosa inaspettata, ha fatto sapere.